guardo così. Senza chiave. No. Ma basta! Questo è un trofeo, questo non si beve. Va bene, allora adesso invece facciamo una cosa fuori programma. Cico, prendi l'elettrica. Fuori programma. Gabriele. Canta! Gabriele Bianchini canterà. Io mi metto in disparte e per la prima volta in assoluto vedrò i Nomadi stando al di fuori con Bianchini che cerca di rubarmi il posto. Anzi, e poi inventiamo anche un nome d'arte, perché Gabriele è bello, Gabriele Bianchini, però mi dà molto da ragionire. Bianchini non è proprio da cantante, però. Com'è? Gabriel Whites. Bello, Gabriel Whites. Canta Gabriel Whites. E canterà, adesso lo dice lui perché... Però guai se ti dimentichi una parola, eh. Il posto non me lo rubi se dimentichi una parola. Allora, Gabriel Whites in... Noi non ci staremo. Vai! Voglio dire una cosa. Allora voglio spiegare il perché sono arrivato... Adesso sulla copertina di un disco dei Nomadi. Io ho cominciato a seguire i Nomadi a 14 anni, la prima volta a Miramare alla Locanda del Lupo, e poi da lì è iniziata questa passione, questa così venerazione per questo gruppo, tra l'altro perché è della mia terra. E ho cominciato a seguirli e sono arrivato a vedere oltre 200 concerti. Avevamo preso l'abitudine di andare ad assistere anche alle prove al pomeriggio e quindi sapevamo praticamente dove andavano a cena. E una sera prima di un concerto al Kiwi a Piumazzo sapevamo che andavano a cena al bar notturno degli artisti e siamo andati a cena anche noi, loro in una sala e noi in un'altra. E a un certo punto è uscito Beppe e ho avuto così l'idea di dirgli: ma perché non ci conosciamo anche giù dal palco? Perché non cerchiamo di avvicinarci, voi sempre sul palco e noi sempre giù? E Beppe mi disse sì, è una cosa che si può fare. Poi un insieme di circostanze, l'incidente che fecero i Nomadi in autostrada, un'altra piccola cosa all'autista del service, così insomma arrivò la sera di un concerto al Mag 2 a Modena, dove mi presentarono Augusto, gli feci la stessa richiesta, ho detto guarda Augusto, noi... veniamo sempre a vedere, eravamo un gruppo di amici, io in particolare ho visto 150 concerti ad allora e mi piacerebbe conoscervi, insomma. Dice, non c'è problema, ci mettiamo d'accordo, metti d'accordo con Beppe che si può fare. Allora ci siamo messi d'accordo, ci siamo trovati a San Felice il 25 di maggio dell'83. E abbiamo fatto una cena in quella casa che c'è lì di fronte a noi e poi si è cantato e scherzato e parlato fino alle 5 della mattina, parlando di musica, parlando, cantando insieme, insomma è stata proprio una bella serata. Poi da lì si è andati avanti, si è rivisti nell'85, poi quando ho deciso di sposarmi il sogno sarebbe stato quello di avere avuto i Nomadi alla nostra festa. Avendo fatto il matrimonio qui a casa, come usava anticamente, ho chiesto appunto se venivano, insomma. Allora ci siamo messi d'accordo e per suonare anche la messa. Poi fu purtroppo il periodo della divisione del gruppo, ma questo insomma non ha cancellato la nostra amicizia. Il 16 settembre del 90... quando appunto mi sono sposato, hanno fatto un concerto qui da me, mi ha fatto come diritto una foto ricordo. Questa foto, che poi io ho dato ai Nomadi successivamente, è stata poi scelta dopo la morte di Augusto nel 92 per diventare la copertina del primo disco uscito dopo la sua morte. Perché chi aveva guardato le foto diceva che il titolo del disco e la foto erano in simbiosi, era una cosa che andava bene insieme. E per questo mi sono ritrovato assieme a mia moglie sulla copertina.
mi telefonò Beppe e mi disse: vieni da me stasera che ho una sorpresa. Mi diede un pacco che nulla faceva presagire che ci fosse dentro la copertina di un LP. Mi ha detto: aprilo prima di domani. Questo era il 3 di dicembre del 92. Il 4 dicembre il disco è uscito al pubblico così. E loro il 4 dicembre mi hanno consegnato, mi hanno così autografato qui a casa mia la prima copertina in assoluto di questo disco. E questa è la storia che tuttora va avanti con i Nomadi. Maurizio, Goldoni, fai una bella foto. Viva! Allora, bacio, bacio, però un bacio alla Bianchini. Alla Bianchini, proprio avvolgente. Vai, vai, vai Bianco! Gabriel White! Il giorno che siamo andati da Augusto e Beppe per chiedergli se fossero venuti a suonare al nostro matrimonio, Augusto ha detto: prima cosa voglio sapere, ma è un matrimonio normale nel ristorante, i parenti, la chiesa? Abbiamo detto: no, noi vorremmo farlo a casa, proprio vestiti anche da campagna, in modo che i bambini siano liberi, una cosa un po' anomala, vorremmo che fosse proprio una festa la nostra, non un matrimonio. E allora lui ha detto: vengo, anzi ti dirò di più, Chris e GPL, come lo chiamava lui, suoneranno anche la messa del vostro matrimonio. Poi si sono sciolti qualche mese prima, per cui quella cosa lì è saltata, altrimenti avremmo avuto anche la messa cantata da loro, cantata, suonata da loro. E cade la pioggia e cambia ogni cosa, la morte e la vita non cambiano mai. L'estate è passata, l'inverno alle porte, la vita e la morte rimangono uguali, la vita e la morte rimangono uguali. Quando così i Nomadi sono venuti a fare il concerto, sono arrivati qui anche per il pranzo. Più quando noi siamo arrivati dalla chiesa, loro erano già qui. E Augusto, insomma, aveva sempre questa mania, non mania, un brutto discorso, questa foga di disegnare. E oltre a disegnare tutta la tovaglia che aveva, che c'era la tovaglia di carta, aveva fatto tutti i suoi disegni così, aveva cominciato a disegnare il menù del pranzo e tutti questi foglietti, questi menù sono stati quasi tutti autografati da lui e portati a casa dagli invitati. E oltre il menù avevo fatto dei disegni sui tovaglioli, su tutto quello, sui pacchetti di sigarette, su tutto quello che la gente gli portava, lui aveva fatto la sua firma, un disegno, qualcosa, è stato molto carino. Un'altra cosa molto importante della mia vita è il fatto che ho cominciato a cantare all'età di 6 anni e canto tuttora con un gruppo di amici e siamo diventati una cover dei Nomadi, una delle cover ufficiali, proprio così, come si può dire, di quelle ufficializzate dai Nomadi. E facciamo una quindicina di serate all'anno e l'incasso spesso, quasi sempre, va devoluto in beneficenza. Questa mia storia con l'Atto B è iniziata 18 anni fa con un paio di amici, poi nel susseguirsi degli anni sono cambiati alcuni musicisti, ma comunque, insomma, adesso suoniamo, ci divertiamo,
portando poi avanti quella che è la filosofia dei nomadi, quella di essere a disposizione degli altri, di essere di suonare per gli altri, questa è la nostra filosofia. Beh, intanto io volevo salutare una combriccola di persone che sono arrivate da Trento. Dov'è che sono? Si sentono. Sono dei grandi amici, ma soprattutto sono dei grandi fan dei lato B, dobbiamo dire la verità, e della musica dei Nomadi. Dopo 25 anni hai rivisto Franco Midili, Introvabile, e tu hai sostituito, e come? E Gianni Corona. Ah, io ho fatto una figuraccia a tavola perché parlavo con la la Rosanna, che era la ragazza di Augusto, e le avevo detto: guarda che stasera viene anche Midili che ci deve portare delle foto, ma è lì. cioè e si era presentato così al ristorante, mi aveva detto: allora beh, andiamo bene, ti riconosco ancora, eh? Io pensavo fosse uno che mi avesse visto quando suonavo con i Nomadi, allora ho detto sì sì, ma non c'è male. E dopo, quando mi ha detto, cioè, ma è lui, cioè erano chissà quanti anni, forse anche di più di 25, 30, 35. E anche Coron, vabbè, Coron bazzicava a Modena, aveva un ristorante, ogni tanto lo vedevo, però anche lui, insomma, erano già un ventennio che non lo vedevo.